Adesso basta. Gli allevatori di montagna vanno aiutati contro i lupi. Il consigliere regionale Silvana Snider prende carta e penna e sul tema dei grandi predatori, lupo in testa, chiede un incontro urgente con ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per affrontare in modo veramente costruttivo il ruolo e il futuro degli allevatori di montagna. Vorrei una volta per tutte far capire che qui non c'è chi è pro, chi è contro un lupo, ma chi è che vuole difendere quello che è l'allevamento di montagna, la peculiarità del lavoro degli allevatori in montagna, e chi invece non se ne cura, chi pensa che ci siano dei capricci da parte degli allevatori che vogliono disfarsi di un lupo. Snider nel frattempo prosegue il suo lavoro nella commissione speciale valorizzazione e tutele dei territori montani di confine, rapporti fra Lombardia e Confederazione Svizzera. Purtroppo le predazioni dei lupi sono in costante aumento, così come i numeri degli animali persi da parte degli allevatori. Individuato il problema, è la soluzione ancora manca. Si vuole arrivare a dimostrare come la vita in montagna degli allevatori non sia compatibile con la presenza del lupo, o qualora invece si ritenesse lo fosse, qualcuno ci deve dire come fare a conciliare queste due cose. Sappiamo già che sono molte le piccole aziende o chi per hobby allevava caprini e ovini. Hanno dismesso, non lo fanno più, significa che non faceranno più, significa che abbandonano completamente la montagna. Noi sappiamo quanto è importante il lavoro dei nostri allevatori, sappiamo che c'è qualcuno a presidiare la montagna. Il consigliere regionale chiede dunque un incontro urgente con ISPRA a difesa degli allevatori di montagna preoccupati e arrabbiati. Quelle del pascolo e dell'allevamento in alpeggio sono consuetudini secolari che rischiano infatti di andare definitivamente perse.